Ecco, adesso invece vediamo una breve analisi quasi esegetica a un simbolismo che in realtà nella Bibbia è presente, però le persone quando poi, o meglio, quelle poche persone che comunque leggono l'Antico Testamento, quindi non i cattolici per dire, ma magari gente come i testimoni di Geova o gli evangelici per dire, in realtà quando lo leggono nella Bibbia non lo collegano mai comunque. Ad altri culti. Sto parlando appunto della litolatria, la litolatria che era l'adorazione delle pietre, che era tipica comunque del mondo semita e non solo, perché in realtà anche nell'induismo abbiamo soprattutto l'induismo di tipo rurale, quindi quello diciamo dei piccoli villaggi. C'è comunque un po' questa usanza di adorare la pietra in cui poi la si vede come simulacro della dea. Ed effettivamente nella Bibbia compaiono nell'Antico Testamento, ma anche sotto un certo punto di vista nel Nuovo Testamento, quando ad esempio Gesù stesso la usa come metafora per definire Pietro, dice tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Ad esempio anche il simbolismo rispunta fuori lì, anche se ovviamente con tutt'altro significato. Nella Bibbia è più volte citato questo discorso della roccia, della pietra e della roccia. Effettivamente poi, ad esempio, c'è un passaggio dove il Dio ebraico viene proprio paragonato a una roccia. Allora, Betilo, dall'ebraico Bet-El, casa di Dio. Il Betilo è una pietra venerata come sacra, in quanto percepita come manifestazione di Dio. L'origine ebraica del termine rimanda a precisi episodi riportati nell'Antico Testamento. In Genesi si narra che Giacobbe, durante il suo viaggio verso Paddan-Aram, utilizzò una pietra come guanciale. Quella stessa notte Dio gli comunicò in sogno che era con lui e che gli avrebbe dato una discendenza numerosa. Si legge nel testo sacro: alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stela e versò olio sulla sua sommità. Pensate un po', eh? Allora, il fatto che questo personaggio maschile praticamente prenda questa pietra, la consacri al dio ebraico, poi addirittura la irriga al cielo, quindi potremmo quasi immaginare una sorta di Stonehenge, per dire. E poi addirittura ci versa sopra dell'olio, è una chiara pratica litolatrica, cioè di adorazione delle pietre. Perché tra l'altro gli stessi induisti, per dire, quando adorano ad esempio il lingam di Shiva, che è questa pietra, diciamo, dalla forma ovoidale, ecco, dalla forma fallica, quando lo adorano ci versano sopra il latte, per dire, o l'acqua. No, sì, soprattutto il latte più che l'acqua. Quindi, per dire, questa pratica che si trova nella Bibbia in realtà era di origine pagana. Ma perché poi effettivamente gli ebrei, e anche soprattutto più degli ebrei, gli arabi preislamici, avevano proprio il culto delle pietre. Tra l'altro loro adoravano, soprattutto gli arabi, adoravano addirittura i meteoriti. Avete presente i meteoriti che cadono giù dal cielo? Ecco, i meteoriti erano particolarmente adorati, che poi ovviamente sapete che si scuriscono. Erano particolarmente adorati dei popoli semiti, arabi, soprattutto quegli arabi preislamici. Di fatto poi erano quasi sempre consacrati a una dea, soprattutto la pietra nera, che comunque adesso è in fissa alla Kaaba, era un simulacro in realtà preislamico. Molto probabilmente al 99,9% era consacrata dall'At, che è la forma femminile di Allah. Perché comunque Allah significa il Dio, Allah è la forma femminile e significa la Dea. E tra l'altro questa cosa in realtà a volte la fanno notare anche determinati studiosi, non solo comunque specialisti di teologia islamica, di religione islamica, ma anche spesso alcuni credenti, diciamo forse quelli un pochino più colti rispetto alla massa, che comunque fanno notare che adorare, ecco, deambulare intorno a una pietra era una pratica pagana, quindi di fatto loro l'hanno mantenuta come pratica. Tra l'altro vi avevo fatto una lettura al riguardo quando vi avevo introdotto, vi avevo letto quel commento di Amir Moezzi,
avevamo un po' visto il discorso di Allat emanato a Luzzà, poi sotto ve le rilinco come videoletture, così poi andate a sentirvi anche quelle, che l'avevo fatta proprio nel contesto coranico. Allora, nel libro di Giosuè, il successore di Mosè, eseguendo un ordine divino, fa deporre a 12 rappresentanti delle 12 tribù di Israele delle pietre come testimonianza del patto concluso tra Dio e il suo popolo. Quindi, come abbiamo visto qui, quando voi vedete che nella Bibbia si parla di pietra, soprattutto poi palesemente, nel caso di Giacobbe, è una forma di litolatria, cioè di usanza pagana, politeista. Che loro comunque, che questi ebrei che comunque erano devoti a questo dio Yahweh, che in realtà poi Yahweh era uno dei tanti dei adorati all'epoca, non era, cioè, come abbiamo detto tante volte, gli ebrei agli inizi erano politeisti, non erano monoteisti. Al massimo praticavano una forma di monolatria, cioè tra i tanti dei possibili avevano scelto di adorarne uno solo, ma ad esempio nei primi tempi della storia ebraica anche loro erano politeisti. Al di là del fatto che comunque adoravano anche una sposa di questo loro dio, che è appunto Asherah, ma poi comunque che abbiamo visto in tanti video, ma poi comunque qui e lì nella Bibbia rispuntano fuori queste frasi un po' sospette che appunto lasciavano intendere addirittura che Yahweh stesso combattesse contro altri dei. Ad esempio avevamo visto la vicenda del Leviatano, per dire che gli avevo dimostrato che quando quella storiella lì veniva scritta nella Bibbia, chi la scriveva era ancora convinto che questo Leviatano, che poi molto probabilmente era una dea, una Leviatana, quando chi scriveva quella storiella lì era ancora convinto che quest'entità, questa dea esistesse e che addirittura Yahweh combattesse contro di lei. Quindi in realtà se loro fossero stati convinti che lui fosse l'unico, che era lui, era l'unico dio che esisteva, che senso avrebbe avuto scrivere una vicenda dove si parla di questo Dio che combatte contro quest'altra divinità? Non avrebbe alcun senso, no? Oppure, ad esempio, anche quando lo stesso Yahweh parla, ad esempio, nella vicenda degli egiziani, dice: io andrò a fare giustizia degli dei degli egiziani, cioè contro cosa fai giustizia se esisti solo tu? Capite bene che sono tutti passaggi della Bibbia che ovviamente oggigiorno imbarazzano un po', perché quando poi effettivamente li poni sotto gli occhi dei credenti di tale religione, ovviamente loro poverini si imbarazzano, non sanno cosa dire, giustificano, comunque fanno la figura dei somari, come tante volte comunque ho dimostrato e mi è capitato di vedere, cioè dei boccaloni che propriamente non sanno neanche loro cosa significa una data vicenda, cioè per dire, glielo devo dire io ad esempio qual è il significato della vicenda dello sposo di sangue, no? Come poi è capitato negli ultimi tempi, che addirittura sono stata io, dovevo essere io a spiegare a un cristiano che cosa simboleggiasse nella Bibbia la vicenda, ad esempio, dello sposo di sangue, per dire, ma anche ad esempio la vicenda del roveto ardente, per dire. Lì ad esempio siamo poi nel campo addirittura dell'adorazione degli alberi, per dire. Similmente poi comunque a tante pratiche dell'induismo, perché addirittura l'induismo, per dire, negli ultimi tempi stavo proprio studiando un po' questo loro culto che loro hanno della pianta del basilico, il tulsi, che loro proprio festeggiano con delle feste, ad esempio anche il tulsi viva, che è proprio una festa che loro hanno, dove questo tulsi, questa pianta di basilico, non solo viene rivista come corpo della dea, addirittura sposata a Vishnu, ma addirittura viene comunque messa in questi santuari, in queste case, si vede proprio questa piantina che è messa lì in questo vaso, e ci sono queste persone che si prostrano e l'adorano, per dire. Se poi voi andate a vedere, ad esempio, le immagini che fanno vedere Mosè che si inginocchia di fronte al roveto ardente, sono praticamente identiche. Per dire, nella Bibbia non c'è praticamente niente di originale, è tutto uno scopiazzamento preso da cose preesistenti, da cose di altre culture, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, se una persona fosse un minimo acculturata, un minimo onesta da un punto di vista culturale, lo riconoscerebbe senza alcun problema. Purtroppo in realtà, come abbiamo visto qui, anche se voi fate vedere questo discorso di litolatria, che peraltro è un argomento che era stato trattato molto bene da Mircea Eliade. Chi poi volesse approfondire sappia che io l'ho fatto uscire anche per PDF.
Mircea Eliade, che aveva dedicato un intero capitolo per parlare proprio della litolatria, che peraltro era diffusa un po' in tutti i popoli. Ad esempio, diciamo che la manifestazione più famosa, diciamo, più caratteristica che tutti hanno in mente, ad esempio, è Stonehenge, per dire. Però esistono anche tante altre forme di litolatria, ad esempio i dolmen, per dire, o anche addirittura le pietre forate, le pietre ad anello, per dire. Tra l'altro, poi questa usanza in realtà di adorare le pietre, o comunque di considerarle miracolose, è sopravvissuta comunque non solo all'Islam, perché loro in realtà adorano questo meteorite chiamato la pietra nera, che in realtà è semplicemente il meteorite, la pietra nera che comunque era consacrata dall'arte, ma addirittura nel cristianesimo, soprattutto nel cattolicesimo, ecco, soprattutto, nel senso che qui e lì in Italia abbiamo tanti santuari, per dire, tanti luoghi che comunque vengono considerati miracolistici, dove appunto è presente la pietra. Tra l'altro, questa cosa ve l'avevo letta anche parlando di quando vi avevo letto il libro di Michela Zucca. Avevamo un po' visto questo discorso dei santuari mariani, dove appunto loro ci hanno piazzato lì, magari su questa pietra, ci hanno piazzato lì un'immagine della Madonna, per dire. Però in realtà, ovviamente, la pietra è antichissima, probabilmente magari risaliva addirittura al Neolitico, per dire. O anche ad esempio le stele della Lunigiana, per dire, che erano comunque queste figure antropomorfe, sia maschili che femminili, che appunto erano a forma di roccia, per dire. Tra l'altro, poi le stele della Lunigiana, le forme femminili, le sculture femminili sono state anche mutilate dai cristiani, per dire, le hanno praticamente mutilato dei seni. Quindi, in realtà, come ho dimostrato lì, anzi, è meglio che la rinquadro la pagina prima che qualcuno magari si metta a dubitare, perché ovviamente ogni volta che si fa un discorso relativo a un discorso di esegesi o di teologia, ci si trova sempre, ci si imbatte sempre in persone che, essendo ignoranti appunto come dei somari, certe cose non le conoscono, quindi sempre meglio dare la prova provata che nell'Antico Testamento abbiamo proprio questo discorso di litolatria e di adorazione della pietra. Niente, direi per stasera di concluderlo qui. Magari ecco, nei prossimi video vedremo comunque qualcos'altro, eh. O comunque ribadisco, se c'è un qualcosa che vi interessa, cioè magari avete un qualche animale che vi piace, avete una qualche richiesta, sappiate che se siete curiosi per qualcosa, io ve lo leggo, nel senso mi dite che cosa cercate, se è presente qui sull'elenco, ve lo leggo volentieri. Niente, allora, quindi per stasera lo concludo qui. Spero che gli argomenti siano stati di vostro interesse, che sia stato, siano stati dei video interessanti. Anzi, poi sotto ne approfitto, vi linko comunque il video di questa persona, di questo ragazzo, che ha mostrato un po' questo discorso di questa pietra, di questa scultura, che al 99,9% praticamente è presa probabilmente è stata presa comunque da qualche tempio, di Tanit. Così almeno quando vedete il video vi rendete conto anche voi di come appunto i cristiani praticamente per erigere le loro chiese, i loro santuari, eccetera, eccetera, praticamente molto spesso utilizzavano praticamente delle rocce, delle sculture prese dai templi pagani. Le prendevano e ce le piazzavano lì, per dire, non facevano neanche la figura, non facevano neanche il tentativo di dissimulare la cosa, perché è palesemente evidente a chiunque abbia un minimo di conoscenza di mitologia comparata, di simbolismo, proprio che loro hanno praticamente. Hanno preso pezzi da altri templi e li hanno piazzati lì nelle loro chiese, però la simbologia comunque quella è rimasta, quindi chi appunto ha il cervello che funziona certe cose le capisce. Niente, allora, stasera lo concludo qui. Ringrazio le persone che hanno ascoltato i video.